Oggi è una giornata importante non solo per la città di Catania ma per la Sicilia intera, perché ci sarà un punto di collegamento. Ecco Ministro, un importante risultato in un'epoca Covid, c'è soddisfazione ma ancora tanto si deve fare. C'è soddisfazione perché portiamo sostenibilità e interconnessione, la intermodalità fra i mezzi di trasporto è fondamentale. Questo è un lavoro che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha voluto fortemente. Abbiamo lavorato, devo dire, grazie anche ai tanti parlamentari del territorio che poi hanno messo questa misura all'interno del contratto di programma fra il MIT ed RFI. Quindi spendiamo 6 milioni e mezzo di euro per un'opera importante con la stazione ferroviaria che finalmente porterà i siciliani e i turisti a poter partire col treno e arrivare in aereo e poi prendere il treno direttamente per visitare sia Catania che anche tutti i territori che poi sono collegati grazie alla ferrovia, quindi è un passaggio importante. Sul recovery plan stiamo insistendo su queste politiche, verranno finanziate le opere di intermodalità dell'aeroporto di Comis e dell'aeroporto di Trapani e questo è un altro tassello importante, andremo a collegare finalmente tutti gli aeroporti alla linea ferroviaria e questo è chiaramente un aspetto non da poco. Quindi, sviluppando anche servizi come questo, ma soprattutto essendo tutte queste azioni rivolte a quello che è il Green New Deal, quindi questa esplosione verde che dobbiamo sempre di più portare, perché ormai anche con gli accordi col Ministero della Transizione Ecologica dobbiamo davvero sempre di più pensare che la sostenibilità ambientale deve essere al primo posto di tutte le politiche, anche di quelle infrastrutturali. Guardando un po' fuori dalla Sicilia e guardando la Calabria, queste due zone come vengono collegate? Beh, su questo si sta portando avanti un lavoro con la commissione dei tecnici che c'è insediata al Ministero delle Infrastrutture, continuiamo ancora a lavorare ma soprattutto aspettiamo quello che sarà il report che appunto questi tecnici ci daranno. Col Ministro Giovannini abbiamo deciso insomma di attendere, non è il momento ancora delle scelte, è invece il momento di uno studio approfondito, dopodiché si aprirà un dibattito non solo politico ma anche con le istituzioni territoriali e a quel punto poi si prenderà una decisione. Però c'è grande fermento, ecco, e certamente la narrazione di un sud o di una Sicilia abbandonati dal governo nazionale non corrispondono alla verità, anzi al contrario. C'è molta Sicilia, molto meridione sui tavoli di tutti i ministeri. Prescindendo dalla situazione politica e da tutto quello che c'è, in cuor suo questo ponte si potrebbe fare, si dovrebbe fare, in cuor suo, non politicamente parlando? Guardi, l'attraversamento stabile dello Stretto è un grande tema. Il ponte però purtroppo è un progetto vecchio di 30 anni ed è chiaro che ovviamente non può essere in questo momento riproposto all'interno né del recovery plan né tantomeno di un possibile scenario. Vanno riconsiderate tante cose ed è chiaro che bisogna mettere al primo posto anche le considerazioni. Lei mi chiede di sganciarmi dalle considerazioni politiche, purtroppo non è possibile perché la politica dovrà operare quella scelta e ovviamente quelle decisioni dovranno essere prese anche in considerazione di un aspetto politico che è sempre più rilevante.